Di solito io consiglio di non partire dal cielo quando abbiamo un tema, perché il cielo si può fare sempre anche dopo. E invece partire dai colori che più ci hanno colpiti. Questo mi piace di più. Questo non ricordo come nome, si chiama Genius, è un pittore di metà 800 piemontese, molto bravo. Questo adopera tele molto grezze, un po' come le nostre, e lavora molto con la semicopertura, graffiando la tela. E così tutte le parti lontane, quella specie di boscaglia, se vedete non è colpita con pennellate piene, ma è graffiata. È proprio solo, si vede, intravede quello che c'è sotto. Lui adoperava la tela nera, come alcuni di voi fanno, una tela scura. Quello che lasciava intravedere diventava l'ombra delle cose. Su quella spiaggetta, quelle righe scure diventano i solchi della terra. Nella boscaglia diventano le parti d'ombra dell'albero. L'acqua. Nell'acqua i riflessi altrettanto. Per cui la tela nera ha un grande vantaggio, perché ci trova già l'ombra fatta. Lo svantaggio della tela nera, siccome il colore non viene esaltato dal nero che c'è dietro, dobbiamo mettere più quantitativo, dobbiamo metterlo più acceso e più luminoso, perché altrimenti si spegne nel tempo e diventa cupo. Per cui è un'ottima scelta, ma dobbiamo essere consapevoli di tenerlo più luminoso e più acceso il quadro, e mettere un briciolo di spessore in più in modo che la tela non ce lo asciughi. Però è un ottimo espediente. Esattamente. Anche qui vedete, c'è giusto una prospettiva di un lago, due alberi, verde, guardate come è sciolto il verde. Tutto è reso con grandissima nonchalance, con velocità, con rapidità. Eppure il quadro è una bella efficacia, perché non gli manca nulla. Questo è più sempre nelle mie corde. È più nelle tue corde. Anche secondo me è molto bello questo lavoro. Questo potrebbe essere, immaginate il laghetto di Sappiano, che spesso ci andiamo. Noi di là cosa ci mettiamo a fare? L'altro albero, il cassottello, e la riva, le paperette, quanta roba. Guardate lui, due alberi, boscaglia, verde, terra e riflesso. Semplice, ma quel poco fatto molto bene. Quindi un consiglio è fare sempre il fondo nero? No, il consiglio non ho. Questo se vi piace avere l'ombra sotto, altrimenti è molto utile anche la tela chiara, perché dà risalto ai colori, cioè rimangono belli luminosi. Scusa, non ho capito, cos'è quel bianco lì? Sono delle casette, si vedono chiese e casette. Questo qui è Belloni, pittore di Piacenza. Guardate com'è, questo potrebbe essere la nostra Valcava, le zone nostre, la Valcava qua di fronte. Però come la caratterizza? Con due ottimi primi piani, un cespuglio all'ombra di contrasto scuro ben fatto, guardate che non c'è una foglia uguale all'altra. Questo secondo te l'ha fatto all'aperto? Sì, tutti fatti, sono tutti grandi così. Questi, quando si va a vedere la collezione Lamberti a Piacenza, cioè anzi a Codogno, fuori Piacenza, noi andiamo una volta all'anno di solito a vederla, e questi lavoretti sono tutti grandi così, dal 18 al 24, addirittura anche più piccoli. E sono un piccolo spettacolo, perché ognuno è un gioiellino. E invece l'albero di sinistra è ben più immerso nella luce, per cui gioca sul contrasto. Appena, appena. Non gli manca nulla anche a questo, ha un primissimo piano e uno sfondo. Dal vero noi vedremo di quella collina tutto, vedremo anche le piante intorno alle case. Invece lui cosa fa? Solo le macchie di luce, perché c'è forte luce sulla collina, tutto il resto diventa una patina di verde che si muove, perché è modellata con diverse tinte, ma non si ferma a fare l'alberellino, la staccionata, la bellissima colombra di nuvola. Esattamente. E ora ha fatto anche quel cielo lì che... Ma sicuramente, anche perché loro sono molto più bravi di noi. Noi possiamo essere sicuri che l'ha fatto in due ore. Questo è veramente piccolo, questo quadro di piccolo, 18-24. E sicuramente in due ore. Il cielo l'avrà fatto per primo, probabilmente lui. Io invece vi consiglio di farlo per ultimo. Per quale motivo? Perché spesso con il cielo ci imbrigliamo un attimino, e spesso facciamo il cielo che vediamo, che è sempre molto moscio, in estate è quasi bianco, è con la foschia. Invece secondo me è più bello farlo un pochettino più carico, un pochettino più allegro. Questo è Signorini, hanno fatto una mostra a Brescia recentemente. Anche questo potrebbe essere una via dove andiamo a dipingere la gita del 1° maggio, che andremo nei borghi della Liguria. Vedete, della casa certo è il primo piano, qualcosa ci fa, ma neanche più di tanto. Certo ci mette le figure, ma per questo è un retaggio dell'Ottocento, mettendo spesso la figura nel paesaggio, noi non la metteremo. Vedete il colore della collina in fondo, per esempio? Com'è luminoso? Il colore della collina in fondo, quell'azzurro primario forte. E anche la boscaglia, come accennata. L'ombra della strada. Quell'ombra lì è splendida. Potrebbe anche essere tolta questa parte qua, talmente bella da qua in là, che la parte della casa è quasi meno. Sì, è quella meno... La luce, la cosa che è data dall'altra parte. Ma
anche la casa piccola, anche le prospettive delle persiane sono belle. Beh, questo è uno dei più bravi pittori all'aperto, è un macchiaiolo che poi si è trasferito a Parigi di grande successo. E questi lavori, che sono anche questi veramente piccoli, non sono i quadri che l'hanno reso famoso ovviamente, e sono i quadri che faceva per sé. Questi pittori andando a Parigi facevano ritratti, facevano quadri importanti, storici, politico-religiosi, sociali, che l'hanno reso famosi. Faceva molto anche quadri degli interni, dei manicomi, diversi, delle carceri. Invece questi sono i piccoli lavori fatti all'aperto per sé. Un altro che faceva così, che vedremo qualche lavoro dopo, è Tallone. Tallone è famoso per i ritratti, direttore dell'Accademia di Brera del fine Ottocento, ma i suoi quadri più belli sono i quadri di paesaggio della Presolana. Che bello! Questo si chiama Polenghi, pittore che è morto a 19 anni, in guerra, quindi questi sono i suoi primi e unici lavori, ne ha 3 o 4. No, a me piace moltissimo. Ti piace questo platano? Lì in primo piano è un taglio un po' particolare, un taglio particolare con la scelta di questo piantone davanti, di questa specie di viale. È bellissimo. Ma io trovo che è spettacolare il colore di quest'albero. Da solo, secondo me, vale il quadretto. Sì, sì, anche questo è un quadretto grande così. Vedo che nelle ombre spesso viene usato il viola. Sì, viola e azzurro. Questo è post-impressionista, ovviamente, perché è morto alla prima guerra mondiale. Qui è un quadro dei primi del Novecento. Un poverino. Tutta la storia dell'impressionismo è posta e già maturata, quindi mi piace che in questo periodo facciano le ombre marroni come nel primo Ottocento. Qui si è già chiaramente più avanti, ovviamente. Peccato, perché questo autore poteva diventare qualcosa. Insomma, se a 18 anni dipingeva così. Capperi. Insomma. Avercene. Questo è ancora, lo riconoscete, quello di prima, cioè il Belloni. Questo è un po' più complesso come soggetto, per cui bello, però io vorrei che notaste in questo la maestria nel fare la vegetazione. Voi sapete chi l'ha fatto, quanto è difficile fare i verdi, gli alberi all'aperto, perché l'albero non è così bello, l'albero è molto più noioso, molto più ripetitivo nella sua maestosità, e lui invece è bravo a caratterizzarne con delle pennellate molto sciolte e spesso diverse una freschezza che magari non ha. Ecco, la cosa che non dobbiamo mai fare di fronte al paesaggio è fare esattamente quello che vediamo, altrimenti siamo esattamente a fare la foto e poi la portiamo a casa, la facciamo a casa. Noi dobbiamo sempre prendere spunto e fare di più e dare una nostra visione, un nostro taglio come inquadratura, dei nostri colori. Più ci mettiamo di queste cose, più il quadro ci parla di noi. Più ci adeguiamo a quello che vediamo, più certo siamo dei buoni pittori, ma dal punto di vista interpretativo siamo un po' deboli, per cui direi invece di cimentarci subito, cambiando un po' i colori. Questi sono colori ancora classici, ma forzare un po' la mano sul colore, semplificare il quadro, questo non lo è tantissimo, gli altri li vedete, questo è già molto più. Per questo è anche molto più. Che bello. Questo è ancora Signorini. Insomma. Ma posso fare un attimo sul quadro di prima? La luce da dove viene? Da sinistra, secondo me. Però quest'albero è in ombra. Ma è in ombra anche, cioè riesce a fare l'ombra per terra, cioè come se scavalcasse da un... No? Ma c'è l'albero lì? Non so, quegli altri sono più avanti e prendono ancora la luce laterale, secondo me. Ecco, questo è un soggetto difficile perché stando lì uno dopo un paio d'ore cambia la luce. E quindi come bisogna fare quando si approccia un lavoro e si teme che la luce, bisogna farne già nel disegno, tracciare la divisione tra quello che è luce e quello che è ombra, in modo che quel taglio, quella divisione sulle mura della casa, su un albero, quella rimane e non si cambia più, anche se poi la luce gira e ci cambierà qualche cosa. Quella scelta la si mantiene. E si parte subito, per esempio, io consiglio sempre di partire dalle luci. E si fanno subito tutte le luci. Dopo si fanno tutte le ombre. A questo punto, se anche un pochettino è girato il sole e sono un pochettino accorciati o allungati, non importa. Hai un punto di riferimento. Bisogna essere molto precisi e determinati all'inizio per fare la scelta. Dopodiché si guarda, certo si continua a guardare il tema, ma dopo si va per la propria strada.